Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto buonasera. Carlo Calenda, europarlamentare, uscito dal Partito Democratico in polemica per l'accordo per la formazione. In dissenso per la decisione di fare un governo con il Movimento 5 Stelle. Da oggi lei è promotore di un nuovo movimento politico che si chiamerà. Lo vedremo, a dicembre lo lanceremo, in realtà oggi non c'è ancora nessun movimento politico. Ah, va bene, a dicembre può essere tanto tempo, poco, vedremo adesso. Beh, poco per costruire una roba seria. Allora, Marco Travaglio, buonasera, ciao, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera, ciao. Allora, avete sentito e capito che il Premier Conte si fida del Partito Democratico, Di Battista no, Di Maio più no che sì, e il nuovo governo PD 5 Stelle sembra essere un po' ancora all'insegna della diffidenza reciproca. E Calenda di chi si fida? Ed è stato bruciato forse da Renzi sul Tempo, subito dopo la pubblicità? Calenda, lei è stato il più votato nelle liste del PD alle elezioni europee, poi se n'è andato dal PD in dissenso per la decisione di fare un governo con il Movimento 5 Stelle, ora sta per lanciare un nuovo partito, un nuovo movimento, ma Renzi non l'ha bruciata sul Tempo, perché Renzi ha già fatto tutto, si chiama Italia Viva e si è già posizionato. Renzi è molto rapido, questo è un suo pregio sicuramente, no. Non credo, anche perché io il mio lavoro non è un lavoro parlamentare, non ho parlamentari e non li ho cercati, è un lavoro un po' più lungo che quello di cercare di costruire una classe dirigente che parta dagli amministratori locali, certamente dai sindaci e poi ovviamente innesti dalla società civile di persone che hanno gestito delle cose come Walter Ricciardi sulla sanità. È un percorso lungo, complicato, non è banale come spostare delle persone da un gruppo parlamentare all'altro e non implica un giudizio. Renzi viene da una storia diversa, fa un percorso diverso, probabilmente è una cosa anche normale. Però appunto io penso che quello che vale la pena fare, se vale la pena fare un nuovo partito è una cosa delicatissima, io non avrei voluto farlo in nessun modo perché ho sempre detto, se lo ricorda lei mi ha chiesto 100 volte, partiti personali, bisogna fare una cosa molto larga, ampia. Se però gli eventi ti portano a prendere questa decisione, almeno devi fare molto bene e costruirla nel tempo. Vabbè, perché è stato così grave Marco Travaglio per Calenda che il PD facesse un governo con il Movimento 5 Stelle? In realtà sembrano andare avanti, sì, tra molte diffidenze, anche se il Premier Conte ha detto che si fida del Partito Democratico, però insomma anche la base sull'alleanza con il PD sul patto civico in Umbria e del resto se il PD vuol vincere, i 5 Stelle vogliono vincere, devono in qualche modo mettersi insieme, no Marco? Ma sì, sappiamo benissimo quali sono i vantaggi e gli svantaggi, soprattutto i rischi di questa coalizione che io personalmente avevo sempre auspicato, ma auspicavo che nascesse da un bel dibattito e da un bel lavoro preparatorio. Il tempo imposto dalla crisi di Salvini e dal contingentamento dei giorni da parte del Quirinale ha fatto sì che dovessero decidere su un sì o un no nel giro di una settimana e questo si è portato dietro un programma troppo vago e ovviamente una maturazione troppo rapida che potrebbe anche diventare una maionese impazzita. Però io non mi meraviglio delle diffidenze, si sono guardati in cagnesco, se ne sono dette di tutti i colori per anni, quindi è chiaro che ci sono molti nodi da sciogliere e potranno scioglierli secondo me soltanto facendo delle cose insieme e vedendo se riescono a farle con un buon livello di risultati.
Quindi sbaglia Calenda a essere bene così... Perché scusami, comunque... Marco, sbaglia Calenda a, così, a, a, a essere così più che diffidente del governo PD 5 Stelle? Ma no, Calenda ha, diciamo, a differenza di Renzi, l'uscita di Calenda si capisce, nel senso che Calenda è contro un certo modo di intendere il Partito Democratico e un certo modo di intendere l'azione di governo, e quindi se il Partito Democratico si distanzia dal suo modo di vedere le cose, penso che sia giusto che provi a fare un'altra cosa. La differenza con Renzi è che invece l'uscita di Renzi non si capisce, perché non si capisce dove sia il dissenso. Cioè Renzi ha litigato con tutti gli altri nel partito per nell'ultimo anno. Adesso che il partito aveva fatto esattamente quello che chiedeva lui ultimamente, cioè ad agosto, perché poi c'è il Renzi di agosto, c'è il Renzi di luglio, c'è il Renzi di maggio, e il Renzi di agosto ha ottenuto da Zingaretti esattamente quello che aveva chiesto, un governo con i 5 Stelle per evitare che Salvini ci portasse al voto e prendesse i pieni poteri. L'ha ottenuto e il giorno dopo se n'è andato. E questa è una cosa che non si capisce, quindi diciamo che almeno da questo punto di vista Calenda parte in vantaggio, perché la posizione di Calenda si capisce, quella di Renzi risulta incomprensibile ai più. Calenda, neanche lei ha capito la posizione di Renzi, e Renzi in futuro è un possibile alleato o è un concorrente, perché ambita entrambi a conquistare il cosiddetto centro della politica, e il PD di Zingaretti? Allora, vado per ordine. Io sapevo che Renzi sarebbe uscito, e l'ho detto in tutti i modi, anche pubblicamente, era chiaro ed era evidente. Nicola ha ritenuto di credere che di fare questa operazione anche per salvare l'unità del PD. Io Zingaretti. Prima diceva, ma lei di chi si fida? Io di Zingaretti mi fido, e anche di Gentiloni. Penso che siano due persone in buona fede. Possono commettere gli errori, stanno commettendo un errore a mio avviso, ma non diminuisce la mia stima personale. Io penso che levare Salvini dal Viminale non è una ragione sufficiente per fare il governo. E penso che non andare alle elezioni sia un errore, perché ritengo che non si può difendere la democrazia dalla democrazia, ma la si difende nella democrazia, cioè facendo le elezioni. E le dico di più, se questa strada dell'alleanza con i 5 Stelle avesse avuto un battesimo elettorale, sarebbe oggi molto più forte probabilmente. Detto questo, io Renzi non ho ben capito le posizioni, lo devo dire, poi è chiaro che ha un gioco tattico di velocità molto capace, perché lo sa fare. Non so se questo è quello che serve oggi, e certamente il nostro percorso, io poi dentro Siamo Europei ci sono 200.000 iscritti e tantissima gente che si sta dando da fare, percorso a rischio, cioè io non ho nessuna presunzione di bulli, qua in questo paese ne abbiamo persino troppi, l'idea di dire mo arrivo io e cambio tutto, no, sarà un percorso molto complicato, molto difficile, che permette di riuscire a mobilitare un pezzo d'Italia, però è un percorso molto diverso da quello di Matteo. E quindi in questo momento francamente non vedo una grande possibilità di collaborazione. Ma è vero o no che ambite entrambi a conquistare il centro? Ma io non ambisco tanto a conquistare il centro, perché credo che la topografia politica sia cambiata radicalmente. Io quello che proverò a fare, noi quello che proveremo a fare, è a dare un'idea di quello che realmente si può fare in Italia e quelle che sono le priorità che si possono affrontare. Io penso, a partire dal problema della sanità che sta diventando disastroso, quello della scuola e degli investimenti, cercando di evitare per esempio di dire che taglieremo le tasse a tutti e dando un senso della responsabilità finanziaria non come fine a se stessa ma come modo per preservare queste conquiste. Questo lavoro è un lavoro che interessa il centro, la destra o la sinistra, io penso che abbia una valenza trasversale. Ecco, ma quindi... Perché scusi, in Italia manca il foglio del come diceva Crozza, prendendo in giro Montezemolo proprio, non ricordo all'epoca di Italia Futura, cioè mancava il foglio del come, ma continua a mancare questo foglio del come, non si dice mai come si faranno le cose. Prima il dottor Travaglio diceva una cosa molto giusta, non c'è stata una preparazione sufficiente, forse per ragioni contingenti in questa alleanza. Se voi vedete le cose di cui hanno discusso, sono le cose su cui andiamo d'accordo tutti. Se tu dici voglio bene all'ambiente, solo Bolsonaro si oppone nel mondo, forse neanche Trump. Ecco, questo è un aspetto da tenere presente. Marco Travaglio, Berlusconi, Renzi, Carlo Calenda puntano allo stesso elettorato moderato, o ha ragione Calenda quando dice che comunque la geografia politica è già tutta cambiata
E chi verrà eliminato? Ma qualcuno ha fatto il calcolo che negli ultimi 20 anni ci sono stati 24 tentativi di riesumare il centro, tutti falliti, da Tabacci a Casini, a Mastella, a Passera. Altri che sono proprio Pulviscolo, Passera, eccetera, eccetera, Monti stesso. E quindi il centro di per sé non vuol dire niente, io non conosco nessuno che vada in cerca di un partito di centro. Ci sono persone moderate, tra virgolette, insomma, ben pensanti, benestanti, agiate, che non vogliono troppi spaventi e troppi scompensi cardiaci, ma questo non è un luogo della politica, è un luogo dell'esistenza. Adesso c'è uno spazio politico perché Berlusconi non è geneticamente in grado di accettare l'esistenza di un erede e quindi ucciderà progressivamente Forza Italia legandone il destino alla sua persona. Fra poco compirà 83 anni. Quindi quelli che votavano Forza Italia si sono in parte rassegnati ad andare con Salvini, in parte ad andare con la Meloni, in parte sono lì in attesa di qualcosa. Ma non credo che Renzi, che è stato il capo del centro-sinistra, potrà allettare quel tipo di elettorato lì. E quel tipo di elettorato lì può darsi che sia più interessato a Calenda, che è meno consumato politicamente, non ha subito rovesci disastrosi come quelli che ha subito Renzi negli ultimi 3 anni, non ha né parenti né collaboratori inquisiti per storie di soldi, eccetera, quindi diciamo che parte avvantaggiato rispetto a Renzi. Non è visto come uno della sinistra travestito, come invece è visto Renzi dal pubblico di destra. Però, diciamo, lo spazio che io vedo per quello che viene sempre chiamato centro è questo, non ce n'è un altro, anche perché, insomma, che il PD sia un partito di sinistra non lo crede nessuno, non lo credeva nessuno quando c'era Renzi, ma non lo crede nessuno nemmeno vedendo Zingaretti, ma non si può nemmeno pensare che stiano tornando i comunisti perché Bersani e Leu sono entrati nel governo, insomma Bersani ha fatto liberalizzazioni, quindi voglio dire, chiaro, l'anticomunismo che giustificava il centro moderato veramente non lo crede più nessuno, infatti Salvini mica parla di comunisti, Salvini parla di immigrati, parla di tasse, cioè parla di problemi reali ai quali secondo me non dà delle soluzioni, ma però i problemi ci sono. Senti Marco, ascoltandoti mi veniva in mente quello che tu hai scritto e detto del manifesto Siamo Europei di Carlo Calenda prima delle elezioni europee. Poi lui ha avuto un successo anche personale con 280.000 voti di preferenza. Hai cambiato opinione da quello che mi pare di aver capito anche questa sera? Ma io ho l'impressione che Calenda abbia avuto una stagione in cui è caduto, come tanti politici, vittima dei social. La foto col cigno era onestamente un autogol comunicativo. Il listone dei disperati, dov'è il listone dei disperati, Marco? Che tu hai definito così Siamo Europei. Quando parlava di una lista, poi non ha fatto la lista perché si è candidato con il PD, ha avuto molti voti, anche lì lo sa benissimo anche lui, una parte erano voti suoi, una parte erano voti del PD. E la scelta della parola Europa nel nome del movimento non so se porti molto bene, perché la parola Europa è una delle parole più screditate, anche se adesso non possiamo negarcelo, e questo non lo può negare nemmeno Calenda, c'è un cambiamento. Certo. Juncker non era la stessa cosa della von der Leyen. La politica sui migranti della precedente Commissione europea non è quella che si sta profilando adesso. L'esigenza che proprio oggi porta la Germania a investire, chi dice 50, chi dice 100 miliardi in economia verde, è evidente che
apre la strada a una regola finanziaria completamente diversa da quella di prima, perché altrimenti è evidente che la Germania quei 50-100 miliardi non li può fabbricare come Totò e Peppino nella stamperia notturna. È ovvio che ci sono dei cambiamenti ed è ovvio che quei cambiamenti sono dovuti anche alla paura che l'establishment europeo ha avuto negli ultimi anni dei movimenti populisti, sovranisti, come vengono chiamati. Quindi Conte ha riportato una parte di quei movimenti all'interno di un'Europa che sta cambiando e quindi mi aspetterei da Calenda, che è persona intellettualmente onesta, poi è venuto alla festa del Fatto Quotidiano e ha detto: se e mi sono sbagliato fatto la grande pace. Riconoscerò no. con Zingaretti che sì, mi sono certo. sbagliato. No, non c'è stata pace perché quel giorno non stavo bene e quindi non ho potuto nemmeno salutarlo. Pagavo lo scotto di una vacanza che non avevo fatto, ma che avevo trascorso a lavorare. Però in ogni caso io mi aspetto che comunque Calenda riconosca eventualmente miglioramenti sia sul fronte europeo sia sul fronte italiano. Se le avvisaglie che abbiamo visto adesso avranno delle conseguenze, il fatto stesso che noi abbiamo avuto un commissario agli affari economici anziché una scartina come si apprestavano a darci fino a qualche settimana prima, forse vorrà dire qualcosa e quindi Calenda da siamo europei lo potrà riconoscere, magari, non subito. E infatti glielo voglio chiedere, certo. Calenda, lo riconoscerà comunque a questo governo PD 5 Stelle di avere già ottenuto dei risultati sul fronte europeo, anche sul fronte immigrazione? Oggi Di Maio nel pomeriggio a un certo punto ha detto che ci saranno delle novità importanti presto sul rimpatrio dei migranti che non hanno il diritto di stare sul nostro territorio. Assolutamente. Quindi io ho votato la von der Leyen e l'ho votata con convinzione. All'inizio no, perché aveva fatto una presentazione molto debole su tutti questi temi. Poi ha fatto un'evoluzione e ha capito che il gruppo socialdemocratico altrimenti non l'avrebbe votata e quindi è andata più dentro. E lo riconosco assolutamente, così come riconoscerò sempre le cose buone fatte. Io non ho avuto un rapporto, ho avuto un rapporto abbastanza disastroso con Luigi Di Maio, ma per esempio ho detto 5 mesi fa che sul decreto dignità le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato indicano che quel decreto in quella parte lì ha funzionato. E non la convince Di Maio non come ministro la politica degli esteri? No, non mi convince perché non credo che ne abbia l'esperienza, spero che si circondi di persone che ce l'hanno, non mi convince per niente il fatto che sposti il Ministero del Commercio Estero, perché so perfettamente, avendolo gestito quel Ministero come viceministro, che sta bene nel Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto che spostarlo implica 1 anno e mezzo di blocco. Però lo ripeto, se il governo fa delle cose buone, lo dirò sempre. L'ho fatto nel passato rispetto a un governo su cui non avevo, con cui non avevo niente in comune, figuriamoci questo che vede tanti amici dentro. E certo la situazione è migliorata sull'Europa. Una cosa su cui, a mio avviso, Travaglio sbaglia è la questione finanziaria. La Germania può investire perché ha un problema di impiego delle risorse da sempre e non ha nessun bisogno di una revisione del patto di stabilità per investire. Il patto di stabilità non verrà rivisto, la flessibilità che verrà accordata sarà esattamente quella che veniva accordata al governo precedente, che pure l'ha accordata. E questo perché cambiare purtroppo le regole dei trattati impone un'unanimità che non si raggiunge mai e quindi non si farà. Lo dico perché nelle promesse che sento fare in questi giorni sento che c'è una mancanza di attenzione ad alcuni fatti. Faccio un esempio, si dice: leveremo le clausole IVA, taglieremo il cuneo fiscale e investiremo sull'ambiente. Benissimo. Attenzione, ci sono 4 miliardi da rimettere sulla scuola che sono stati levati, da investire sulla sanità dove mancano 8.000 medici e 30.000 infermieri e soprattutto i conti non tornano perché comunque quei soldi per fare tutto questo non li abbiamo e non ce li darà l'Europa. E forse il problema è anche cercare di capire come nel loro insieme possiamo tirarli fuori da un efficientamento del bilancio pubblico che non avviene mai perché nessuno in questo paese si cura della gestione. Guardate, io può essere che sia un pessimo politico, però vi dico una cosa: il male di questo paese è che nessuno gestisce un cacchio. Si fanno le riforme, si parla del taglio delle tasse, si parla di questo, ma nessuno guarda dentro un ministero dove sono i soldi spesi, non spesi. Io ne ho tagliati 7 miliardi e mezzo su 10 e mezzo non spesi.
Nessuno fa questo lavoro, è un lavoro di gestione di cui non frega niente a nessuno e l'Italia cambierebbe da così a così. Ecco, questa è la cosa che io vorrei portare nella politica, se riesco a farlo ovviamente. Dopodiché riconosco perfettamente, sono felice per Paolo, ci vedremo la prossima settimana a Bruxelles. Per Paolo Gentiloni. Sì, non gli faranno spostare una virgola dei trattati, ma te lo metto proprio per iscritto, ma lo sa benissimo anche lui. Marco Travaglio, sono in tanti partner europei a ricordarci quello di cui Calenda è assolutamente sicuro, cioè che non è che potremmo cominciare a sforare più di tanto, e quindi i soldi per fare tutto quello che Conte ha promesso in questo vasto programma di governo sarà difficile trovarli. Ti volevo chiedere due cose. Uno, Conte ieri è andato alla festa di Articolo 21 e ha detto di essere un uomo di sinistra da sempre, formatosi nel cattolicesimo democratico. Cosa ne pensi? Due, Conte dice mai più con la Lega. Possiamo fidarci di Conte e di Di Maio, che invece è molto scettico, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, è molto scettico nei confronti del PD e insomma è anche insofferente nei confronti ogni tanto di questa alleanza con il Partito Democratico. Ma dunque, che Conte abbia quella storia lo sapevamo da sempre, la sua biografia parla chiaro, io sono stato il primo a intervistarlo l'anno scorso, pochi mesi dopo che era diventato Premier, e mi disse: io ho sempre votato centrosinistra, ho smesso di votare centrosinistra al referendum costituzionale perché la riforma costituzionale di Renzi e della Boschi non mi convinceva per niente. Dall'altra parte Di Maio era molto scettico sul PD perché era bruciato dall'esperienza dell'anno scorso. Ricorderete che Di Maio propose il contratto di governo al PD, erano arrivati praticamente a concludere l'accordo. L'accordo prevedeva che Di Maio chiudesse il forno della Lega, Di Maio fece in fretta e furia una lettera al Corriere della Sera in cui chiudeva il forno alla Lega e indicava i punti per l'accordo col PD, era domenica mattina, la domenica sera quando tutto il vertice del PD e dei 5 Stelle si sedettero in poltrona per guardare Renzi da Fazio che avrebbe dovuto annunciare l'accordo con i 5 Stelle, ascoltarono invece Renzi che faceva a pezzi l'accordo con i 5 Stelle. Quindi riaversi da una, diciamo, da una fregatura di quel genere lì era dura. In più ne ha subita un'altra da parte di Salvini alla vigilia di Ferragosto, quindi io capisco anche che un politico di 32 anni che in un anno è stato fregato così brutalmente da tutti e due quelli con cui si era messo a trattare sia guardingo. Però devo dirti la verità, a me sembra abbastanza confidente in questo momento Di Maio nei confronti del PD. A me personalmente ha molto sorpreso il fatto che si sia buttato nel tentativo di fare le alleanze con candidati civici per le regionali, a cominciare addirittura dall'Umbria, che è come se votasse dopodomani, perché vota alla fine di ottobre. Io mi aspettavo che per far digerire ai suoi l'alleanza col PD, insomma, prima di mettersi al tavolo anche per le regionali avrebbe fatto passare del tempo, e invece si è subito messo lì e stanno cercando i candidati insieme. Quindi ho l'impressione che insomma si stia abbastanza convincendo, anche perché lo deve fare. Dopo aver fatto l'accordo adesso deve fare di tutto perché questo accordo funzioni, duri e soprattutto produca risultati, perché altrimenti è ovvio che la stagione dei 5 Stelle diventa veramente non reggerà, complicata. Certo. Calenda, allora intanto mi scuso perché ho citato prima Conte, che ieri è andato alla festa di Articolo 1, il movimento non 21, che è nobilissimo. C'è un'associazione che si chiama Articolo 21, invece Articolo 1 è il movimento di Bersani. Ecco, Conte lì ha detto appunto di essere da sempre un uomo di sinistra, formatosi nel cattolicesimo democratico. Forse l'ha giudicato un po' troppo presto lei, o pensa che... Ma scusate, adesso a me va bene tutto. Conte ieri ha detto che ha speso parole di lodi per l'ONG dopo aver firmato i decreti sicurezza, che peraltro non sono tutti da buttare, sono le parti sull'ONG che però sono proprio da buttare.
È l'esempio clamoroso del trasformismo italico, perché sta facendo un passaggio che è un passaggio da un governo che era a guida leghista sostanzialmente, che se lui non condivideva poteva anche lasciare, a un governo a guida Movimento 5 Stelle. Ed è vero che è a guida Movimento 5 Stelle, basti pensare che le cose che stanno dicendo oggi, cioè il mantenimento di quota 100, il mantenimento com'è del reddito di cittadinanza, io non sono a favore della totale cancellazione del reddito di cittadinanza, sono due cose diverse, però sono provvedimenti che insieme fanno 35 miliardi in tre anni, che la rinazionalizzazione di Alitalia, cioè il PD ha rinunciato, come era prevedibile, ad avere una sua agenda. Io non so qual è l'agenda, quali sono le cose che il PD vuole portare, cioè il Green New Deal, ma senza spiegare che cosa vuol dire. Per esempio, se tu parli di ambiente, il gas è una componente fondamentale come economia di energia di transizione, perché non puoi andare solo a energie rinnovabili, perché non le puoi stoccare l'energia, e quindi quando non c'è il sole non si va, quando non c'è il vento non si va. Questa roba è affrontata o non affrontata? Allora mi sembra che il PD stia convergendo sull'agenda di 5 Stelle. Conte sta facendo un'operazione di riposizionamento suo personale, e questo non vuol dire che magari non sarà bravo o non sarà efficiente, ma oggettivamente è una roba che io come cittadino, attore politico, ma anche come cittadino, non posso guardare. E lo ripeto, allora bisognava fare un'alleanza, andare alle elezioni, perché questo sarebbe stato un passaggio con i passaggi programmatici che diceva Travaglio. Cioè ci si incontrava, si discuteva dei problemi che veramente separano, facevano un loro percorso, delle differenze si discute, non delle cose che sono inevitabilmente valide per tutti, perché se no non ci vuole niente. Quanto durerà secondo lei questo governo? Secondo me il governo durerà purtroppo pochissimo, nel senso, purtroppo io ho bisogno di un po' di tempo per fare questo lavoro, lo dico con franchezza, durerà purtroppo secondo me poco, perché Renzi lo bombarderà, e questo è scritto nei fatti, comprimerà il povero Zingaretti tra i 5 Stelle e l'ala che lui rappresenta, si creeranno un sacco di contraddizioni che si vedono. Io spero che questo non accada per il Paese, e soprattutto che qualcosa si riesca a fare, perché il prossimo anno quest'anno chiudiamo praticamente in recessione a 0,1, il prossimo anno siamo a 0, gli investimenti sono sotto 0, però la vedo molto ardua, e come diceva Travaglio, io assolutamente, se faranno bene e quando faranno bene lo dirò sempre. Va bene, allora abbiamo toccato anche i temi green, della green economy oggi, e come sapete in tutto il mondo ci sono state manifestazioni contro i cambiamenti climatici, ma oltre a questa emergenza c'è un'altra emergenza globale, che è quella della crescita delle disuguaglianze. Il punto di Paolo Pagliaro, pochi secondi di pubblicità. Tempo fa, al Festival dell'Economia di Trento, l'epidemiologo Giuseppe Costa presentò un rapporto sulle disuguaglianze di salute in Italia. Dai dati risultava che tra il quartiere più ricco di Torino, Superga, e quello più povero, Vallette, l'aspettativa di vita scendeva in media di 4 anni. La ricerca, basata sui dati dell'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità, dimostrava che chi è più povero di capacità e risorse è più esposto a fattori di rischio per la salute, si ammala più spesso, in modo più grave, e muore prima. Oggi un uomo con la laurea può contare di vivere 5 anni in più di chi ha solo la licenza elementare. Quella delle disuguaglianze è diventata una questione di vita o di morte anche per il futuro della democrazia. Lo sanno i politici più avveduti, ne sono convinti i ricercatori e organizzazioni del Forum Disuguaglianze e Diversità, che in primavera hanno presentato le loro 15 proposte per la giustizia sociale. Ne è convinto l'economista Thomas Piketty, che allo studio delle inuguaglianze dedica anche il suo nuovo monumentale saggio Capitale e Ideologie, uscito la settimana scorsa in Francia. 17 capitoli, 1200 pagine, per indagare sulle radici ideologiche delle disparità tra gli esseri umani e per mettere sotto processo una socialdemocrazia incapace di contrastarle. Tra i 160 grafici proposti da Piketty ce n'è uno che analizza il voto in funzione dei livelli di studio, reddito e patrimonio, e fa vedere che i partiti socialdemocratici in Francia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri paesi hanno subito tutti la stessa evoluzione. Mentre dagli anni 50 agli anni 80 raccoglievano i voti dei meno qualificati e dei più poveri, ora sono diventati il partito di chi ha studiato di più, dunque dei diplomati e dei laureati. I vecchi elettori, i meno ricchi, sono stati abbandonati al loro destino.
Allora Calenda, qual è il prossimo passo che intende fare per questo nuovo movimento? Il prossimo passo è presentare un progetto sulla sanità che sta diventando un'emergenza nazionale e dare avvio al tesseramento il 9 dicembre lanciando il nuovo simbolo, ma nel frattempo andate su Siamo Europei, iscrivetevi, costruite un comitato, facciamogli vedere che quest'utopia della costruzione di un movimento che parta davvero dall'Italia seria che si vuole mettere in discussione si può fare. Si può fare. Quanto gli daresti, Marco Travaglio, quanto darai al futuro partito di Calenda? No, beh, guarda, sono pessimo in queste cose, non ho la più pallida idea. Ti ho detto che, secondo me, tra i pretendenti a quell'area sicuramente è il meno consumato Calenda. E se evita altri sfondoni sui social, secondo me, evitando i cigni e i torsi nudi, secondo me gli abbiamo fa pure avuto una bene. Lunga discussione per il su resto per il resto credo che questo è veramente un momento in cui la gente potrebbe essere più attenta alle proposte che non agli urli. Cioè quell'anno e mezzo di gare di Rutti con Salvini in tutte le salse ci ha vaccinati non so per quanto tempo, ma io sento in giro che c'è un'aria più interessata ad ascoltare chi ragiona e chi propone che non chi strilla. Calenda è d'accordo con te. È proprio un cambio di clima che io ho cominciato ad annusare, e per questo credo che figure anche come Conte in questo momento sono più simili agli umori del paese che non quelle degli urlatori, e quindi penso Devo che chiudere. Calenda potrebbe anche lui dire la vedremo, sua. Vedremo, grazie. Tanto noi saremo qui, grazie Marco Travaglio, grazie Carlo, grazie Calenda, mille. In bocca al lupo e buon grazie, lavoro, grazie spettatrici e spettatori. Linea Propaganda Live, Diego Bianchi, tra gli ospiti avrà Ezio Mauro e poi anche molti altri, e noi come sempre ci vediamo domani 8:30, grazie, arrivederci.